Amiche e amici di Gol Sicilia, buonasera, è giovedì e quindi non poteva che esserci il nostro salottino. Stasera abbiamo deciso di dedicarlo all'eccellenza perché in queste settimane vuoi lo stop, vuoi la pausa, l'abbiamo un po' trascurata la nostra eccellenza, quindi stasera abbiamo voluto fare uno speciale tutto riservato all'eccellenza. Ovviamente non mancheranno le notizie, parleremo anche di Serie D, ci sarà qualche notizia di Serie C, insomma è molto caldo il mercato di Serie C. Quindi state lì tutti incollati perché non manca la carne al fuoco. Però oltre che la carne al fuoco abbiamo quattro ospiti di eccezione, io ve li vado a presentare uno per uno. Non conta l'ordine, per adesso le classifiche ci sono ma non ci sono, perché ancora mancano tantissime partite, quindi stiamo buoni, stiamo calmi. Andiamo a presentare prima lui, è l'attaccante, il bomber del Canicattì, è con noi, David Guayet. Ciao David! Ciao. Ciao Vittorio, ciao a tutti. E per un attaccante del girone B vado a presentare un difensore più un terzino, è con noi il fluidificante del Ragusa, Gabriele Cacciola. Ciao Gabriele. Ciao Vittorio, ciao a tutti, buonasera. Ben trovato. E poi andiamo di nuovo nel girone A perché abbiamo il guardiapali, uno dei senatori della Don Carlo Misilmeri, il portierone, Alessio Zumbo. Ciao Alessio. Ciao Vittorio, buonasera a tutti. E poi abbiamo lui, uno dei centrocampisti più esperienti del girone B di eccellenza, mi dicono che lui sia l'uomo spogliatoio dell'Igea, ed è con noi Tonino Longo. Ciao Tonino! Ciao Vittorio, buonasera a tutti. Attenzione perché mi aspetto tantissimi commenti dai vostri compagni, tantissimi spottò, soprattutto da quelli dell'Igea che sono sempre molto carichi. Speriamo non si colleghi Maurizio Dall'Oglio questa sera, perché solitamente è uno dei più carichi. E allora cominciamo, andiamo dritti all'obiettivo. Io volevo cominciare con una curiosità, perché io ogni volta che ho un portiere in diretta gli voglio chiedere: ma questa regola degli ante, Alessio, ma quanto penalizza un portiere nella sua carriera la regola degli ante? Perché tutti poi tendono a mettere l'under in porta. Svelaci questo mistero. No, vabbè, mistero. Meno male in eccellenza diciamo che la situazione è più fattibile, mentre in Serie D magari è un po' più difficile. È chiaro che è giusto che giochi chi merita, poi comunque se c'è un giovane che ha comunque un ottimo rendimento è giusto anche che venga valorizzato, però allo stesso tempo certo per un portiere più grande è un po' un problema, perché trovarsi di fronte a questa regola qui comunque impedisce un campionato importante come quello della Serie D. Però bene o male in eccellenza, essendo in due, la soluzione è più facile, è più fattibile. Certo, allora questa era una curiosità che mi volevo togliere dal punto di vista personale, ma adesso togliamo la parte facile, adesso andiamo sul difficile. Non l'abbiamo fatta apposta, ma abbiamo invitato due tra quelli che sono in fuga tra virgolette, però comunque guidano il campionato, e due di quelli che seguono. E allora David, come si sta in testa alla classifica col tuo Canicattì? Si sta bene in prima posizione? Niente, non gli piace la prima posizione a David, a Bobber non gli piace. Ci senti, David? Forse non ci sente in questo momento, Guayet. Allora, vabbè, la domanda è facile, la possiamo porre dall'altra parte a Gabriele Cacciola. Come si sta? Stiamo bene, speriamo di rimanere così alla fine, dai. C'è un po' di ritardo però, David, mi sa, perché gli ho fatto la domanda e ci ha risposto dopo 10 minuti. David, magari se mi senti scollegati e ricollegati, perché c'hai un po' di ritardo, mi sa, accumulato in diretta. Allora, David comunque sta bene in testa alla classifica. Sì, ti sento. Mi senti tu? Lo sentiamo molto in ritardo. David, prova a scollegarti e ricollegarti. Gabriele, ti chiedevo, come si sta in testa alla classifica? Si sta bene nello spogliatoio, diciamo, c'è armonia e siamo tutti contenti. E come dice David, speriamo di essere lì anche a fine anno. Insomma, il titolo di campione d'inverno conta ma non conta, Gabriele? Beh sì, conta ma non conta. Poi dietro di noi diciamo che c'è un'Igea abbastanza forte e ben preparata, e quindi i 3 punti non devono farci stare tranquilli.
Vediamo. Ok, si sta collegando e riscollegando. David, intanto ci sono tutti i direttori che ci stanno seguendo. C'è Massimo Italiano che saluta Tonino Longo, c'è Alessio Puma che saluta il Pendolino, saluto Giordano Santapaolo che tra l'altro ieri ha fatto una partita mostruosa in Biancavilla Santa Maria. Bravo Giordano, mi è piaciuto particolarmente. Tonino, allora diciamo che si sta bene in vetta, ma chi insegue come sta? Chi insegue ha l'obiettivo davanti da raggiungere. Il campionato, come ha detto Gabriele, ancora è molto lungo. Ci sono tutti scontri diretti da fare, tante partite. E chi è più bravo, chi è più costante alla fine porterà a casa il titolo. Poi dico, ci sono anche i playoff eventualmente. Tonino, ti volevo chiedere, aspetta, intanto vediamo se riusciamo a fare rientrare David. David, ci senti? Sì, ti sento. Mi senti tu? Volevi completare il tuo discorso. Come si sta lì in alto? Ho detto speriamo di rimanerci alla fine, no? L'avevamo sentito, ok, perfetto. Alessio, voi farete in modo che David non sia lì sopra alla fine del campionato? Ah, io mi associo alle parole di Tonino, comunque noi siamo lì, lavoriamo partita dopo partita. È chiaro che loro sono una grande squadra, però noi allo stesso tempo faremo il massimo per cercare comunque di arrivare lì fino alla fine. È chiaro che 5 punti sono un bel vantaggio, però è anche vero che noi staremo lì e ci auguriamo di stare lì fino alla fine. Ok, Massimiliano Lucarelli è scatenato, è attaccato Maurizio Dall'Oglio, quindi questo è un pericolo. Saluto anche Sami del Mazara, che domenica affronterà David. Non sarà facile giocare contro il Mazara, David, domenica. Il Mazara si è preparato bene in questo mercato di dicembre, si sta cominciando a vedere anche la mano del nuovo allenatore, insomma non è un avversario facile questo Mazara, David. Sì, dobbiamo mettere la musichetta in sottofondo ogni volta che faccio la domanda a David, ascoltiamo la musica e poi ci risponde. Sì, no, ma noi sappiamo che Mazara è una grande squadra, no? L'abbiamo avuto all'andata, abbiamo giocato contro di loro, che eravamo a 0-0. Perfetto, va bene. Ti sentiamo con un po' di ritardo, sinceramente. Se potresti cambiare connessione, magari riusciamo meglio. Allora, intanto c'è anche Maimone in collegato, Gabriele fatti sentire. Insomma, ci sono buoni rapporti tra Ragusa e Igea. Però c'è un filo di tensione nell'aria tra le due squadre. Io lo sento, Gabriele. Tu cosa ci dici dall'interno? Ma vuoi o non vuoi, è impossibile non sentirla. Poi tra di noi la maggior parte ci conosciamo, siccome con Max. Però poi quando la domenica andiamo a incontrarci è tutta un'altra storia. Tonino, c'è questa tensione nell'aria? Forse, diciamo, per forza ci deve essere, diciamo, è... Sì, vabbè, diciamo in campo giochiamo tutti per vincere, quindi giustamente ognuno tira acqua al suo mulino. Poi fuori dal campo siamo tutti amici, ci conosciamo ormai un po' tutti, quindi c'è la giusta tensione di quelle belle sfide da vertice, diciamo, dai. Ecco, vuoi dire niente al presidente Barresi che ti chiede presidente. Calma, lui predica calma dall'estate, praticamente da Ferragosto che presidente numero uno, presidente. Alessio, forse quello che c'è in eccellenza B, cioè un testa a testa, perché adesso glielo chiederemo anche ai ragazzi se pensano che sono soltanto loro due a lottarsi per il campionato. In eccellenza A invece questa forbice è un po' più ampia, ci sono più squadre che rientrano in questa lotta al campionato. C'è l'Agragas, c'è l'Enna di Pippo Strano che sta risalendo. Insomma, non è soltanto Canicattì contro Misilmeri. No, assolutamente, sono delle squadre attrezzatissime, vedi la Maggiarese, vedi l'Enna, comunque sono delle squadre, delle piazze importanti, hanno dei vissuti importanti, quindi è chiaro che anche loro sono delle dirette concorrenti al Canicattì, che attualmente è primo, però anche loro sono delle squadre che faranno strada, quindi è chiaro che non possiamo soffermarci solamente a Canicattì e Misilmeri, ma bensì anche ad altre squadre che lotteranno e lottano per il vertice. Quindi vedi l'Agragas, anche se magari c'è stato il passo falso di Sciacca, ma comunque rimane sempre un organico di primo ordine,
così come Lenna, che ora con il cambio in corso di allenatore è sempre comunque una squadra importante fatta di gente di categoria. Quindi insomma è un campionato importante, forse più importante rispetto ad altri anni, c'è molta più qualità, molte squadre a battagliare, quindi è un campionato importante. Tra l'altro hai nominato lo Shakhtar, una squadra che mi piace particolarmente. David, voi chi temete di più in questo lotto di squadre che vi segue? Perché ce ne sono 3-4 che vi seguono. Chi temete di più? Vabbè, dei 3-4 penso che sono due che escono più fuori, diciamo, tra Misilmeri e Agragas, che sono ancora più sotto. Però c'è pure Enna, perché diciamo che non è un campionato facile, ci sono un sacco di squadre in cui possono ancora vincere, perché ci mancano un sacco di partite, ci sono pure scontri diretti, quindi penso che fino alla fine sarà duro, dai. E poi tra l'altro Lenna ha cambiato allenatore e ha vinto subito contro il Castellammare, che non era una partita facile. David, Castellammare è forte. No, come dicevo, sono tante squadre brave, perché poi non è detto che i punti la perdi solo contro le grandi squadre, perché dietro c'è chi gioca per salvarsi e quindi si vuole fare vedere pure quando giochi, quindi niente sarà facile. Poi Enna, cioè, sono quella squadra, vero. Gabriele, tu che conosci bene il direttore Strano, ma mi fai la traduzione, che vuol dire chi sugno finto? Cioè, cosa c'ha il direttore? Perché non l'abbiamo salutato ancora. E allora non possiamo sbagliare. Salutiamo il direttore Graziano Strano. Salutiamo il direttore Graziano Strano. Ciao direttore. Gabriele, ti stavo chiedendo quindi poco fa, è soltanto Ragusa contro Egea il girone B di eccellenza per quanto riguarda il salto alla Serie D? No, guarda, per quello che si è visto nel girone di andata ci sono squadre attrezzate come il Taormina, il Carlentini, lo Ionica, che al momento sono pure terzi in classifica. Ancora il girone di ritorno, come dicevamo prima, è abbastanza lungo e ci sono molti scontri diretti. Si potrebbe rivelare qualche squadra anche tra il terzo o quarto posto che potrebbe risalire. Tonino, soltanto Igea contro Ragusa o c'è margine anche per altre pretendenti? No, come abbiamo detto ancora il campionato è molto lungo, poi il girone di ritorno sappiamo tutti che è un altro campionato rispetto al girone d'andata. Poi a me piace tantissimo lo Ionica, che gioca un bel calcio e possono dare sono lì e possono dare filo da torcere fino alla fine, ma così come il Taormina, il Siracusa che si è rinforzato tanto in questa finestra di mercato invernale. Quindi è un campionato lungo, ancora tutto da decifrare, dove secondo me chi è più costante alla fine se lo porterà a casa. Ecco, non stavamo parlando del Siracusa, poi ci torneremo. Vediamo se è rientrato David Goyer. David, ci sei? Col suo ritardo, ragazzi. David, se mi senti, purtroppo devi cercarti un'altra connessione, un altro telefono, perché così non riusciamo a capirci. Ale, Alessio Zummo, ti chiedo, questo girone A, forse tu l'hai giocato spesso in passato, è quello più forte di sempre o è comunque finto forte? Perché magari alcune squadre che erano partite per strafare poi si sono perse un attimo per strada. Beh, sicuramente c'è più qualità rispetto agli altri anni, sì, ormai sono parecchi anni che comunque faccio questo girone e a livello qualitativo sì, c'è qualcosa in più. Poi magari altre squadre che all'inizio magari avevano fatto altri tipi di programmi magari sono tirati indietro, però ci sta nell'arco di un campionato che magari vengono fuori altri tipi di problemi, però a livello qualitativo comunque il campionato più forte, più avvincente di cui io insomma abbia mai visto, perché vedi lo Sciacca, vedi il Castellammare, cioè sono delle squadre importanti, sono delle squadre forti, cioè non c'è niente di scontato, sono delle squadre dove puoi vincere, puoi perdere, insomma non c'è nessuna squadra
magari ci hai garantito i tre punti. Ogni partita è una battaglia, ogni partita è dura, quindi non è che... Quindi secondo il mio punto di vista sicuramente è il campionato più difficile degli ultimi anni. Comunque sono già parecchi anni che gioco nel girone A e quindi mi sento di dirti questo. Chiaro, è un parere autorevole. Io invece ho un dubbio, perché qualcuno mi dice che il girone A è molto più forte del girone B. Però io dico, tra Igea e Ragusa, io vi sbilancio un attimo, una delle due, chi non vince il campionato, nei playoff vedrà i sorci verdi, perché nei playoff si andrà a trovare una tra Ionica, quattro tra Ionica, Carlentini, Siracusa, Taormina, e adesso non so chi mi sto scordando, però becchi il Siracusa, becchi il Taormina, io penso che nessuno può avere vita facile. Gabriele? Sì, sì, come dici tu, chi non riesce a vincere il campionato, i playoff saranno abbastanza duri, perché ci sono squadre come Carlentini, Ionica, Siracusa, Taormina, che sono squadre molto attrezzate per fare bene anche nei playoff. Cioè, Tonino, forse, tra virgolette, è più facile vincere il campionato che poi vincere i playoff. È dura da dire, cioè nel senso... È una dichiarazione forte, però secondo me non è campata in aria. Sì, vabbè, diciamo che i playoff è un percorso un po' più tortuoso, ci sono tante partite da fare, diciamo. È sempre meglio arrivare primi, così ti togli subito il pensiero e via. Allora qualcuno dice, direttore generale, ma questi non ti rispondono? No, gli rispondiamo a direttore strano, gli rispondiamo. Alessio Zummo, Misilmeri, noi qui nel palermitano, andiamo geograficamente un attimo nel palermitano, non ce ne voglia nessuno, però non abbiamo quelle realtà che magari ci sono nel catanese, nel messinese, perché magari nel catanese c'è la Cireale, c'è Giar, c'è club in Serie D, qui nel palermitano c'è il Palermo. E poi è brutto da dire basta, perché comunque Parmoval, Cruz Palermo, con tutto il rispetto, non hanno mai fatto grandi campionati, hanno sempre fatto campionati in eccellenza, per ben figurare, però mai qualcosa di eccezionale. Il Misilmeri, col progetto che ha, può essere quello che dà risalto al Palermo e dire non c'è solo il Palermo in provincia. Certo, l'obiettivo è quello, la società è solida, una società importante che lavora giorno dopo giorno a migliorarsi, e sicuramente è un peccato che su Palermo comunque c'è poco. È chiaro che Catania, Messina, magari a livello dilettantistico offrono qualcosa in più, però qui il Misilmeri, la società sta facendo un gran lavoro, insomma sta cercando di bruciare un po' i tempi su quelli che sono i progetti per cercare di ambire in campionati più importanti, però è chiaro che non si fa dall'oggi al domani, quindi ci vuole una seria programmazione, come comunque la società sta attuando, è chiaro che ci vuole del tempo. Sì, dispiace che comunque, ribadisco, dispiace che non ci siano delle altre realtà che bene o male abbiano un progetto di ambire ad altri palcoscenici, magari... Vedi, Palermo è una città di 600.000 abitanti, quindi insomma è un peccato che non ci siano tante altre squadre oltre al Palermo, oltre anche al Misilmeri, che penso che ben sta facendo, ma anche se ne parli anche bene a livello societario, perché il presidente Cottone, così come tutto il suo staff dirigenziale, stanno facendo un grande lavoro, così come il mister Utro, e noi comunque bene o male stiamo facendo ad oggi un buon campionato, quindi la speranza e l'obiettivo è che sì, ci siano altre società che abbiano una seria programmazione, un progetto come quello del Misilmeri, però è chiaro che, ribadisco, ci vuole del tempo e ci vuole tanta pazienza e risorse economiche. Vediamo se c'è Davide. Davide, ci senti? Niente, purtroppo abbiamo qualche problema al collegamento di David Guayet, mi dispiace David, se ci senti cerca di sistemare un attimo la connessione. Intanto sta scoppiando l'amore tra i dirigenti dell'Igea e quelli del Ragusa, qualcuno dice il valore aggiunto dell'idea Stefano Barresi, addirittura poco fa è spuntato un Barresi ti amo, insomma fuori dal campo fanno l'amore, capite? La guerra ce la riserviamo per il campo. Certo, certo, sempre così è. Insomma, Torino, buttano a voi la
palla bollente, la patata bollente, loro sì, si vanno belli fuori dal campo. E noi in campo poi ci dobbiamo ammazzare. Torino, a proposito di Palermo, la realtà in questo momento in Serie D più vicina a Palermo è Sant'Agata. Poco fa ti salutavano dal gruppo Caos. Sì, li saluto, lasciavo tanti amici a Sant'Agata. Ho vissuto quasi 2 anni e mezzo là a Sant'Agata, 2 anni e mezzo molto belli, diciamo, dove ho lasciato tanti amici. Allora, intanto saluto Luca che è in regia. Luca, se ci mandi la classifica del girone B di eccellenza, almeno le prime 5 posizioni, vediamo, andiamo a vedere. Eccola qua, Ragusa 39, Igea 36, 3 punti di distacco. Poi c'è la Ionica 30, che però ha una partita in meno, Carrettini 27, una partita in meno, Taormina 26, Nebros e Siracusa in questo momento più attardate. Gabriele, questi 3 punti di vantaggio ti fanno dormire sonni tranquilli? No, assolutamente no. 3 punti, girone di ritorno non sono quasi niente. La cosa che mi potrebbe far stare un po' più tranquilli è guardare il nostro gruppo. Quando tu hai squadra gente come Randis, Maimone, Belluso, Grasso, Sferrazza, Valenca, Di Martino, noi non vediamo l'ora di arrivare in spogliatoio durante gli allenamenti, perché ci divertiamo e poi quando è giusto da lavorare si lavora. Questo secondo me il gruppo è il segreto principale per essere lì in alto. Torino, domenica vi aspetta una partita non difficile, di più secondo me, tostissima, perché andate a giocare in casa della Nebros, che è una delle sorprese di questo campionato. Graziano Strano dice tanto domenica sei a pari punti, non è scontato, Torino, no? No, io la Nebros per me, diciamo, non è una sorpresa, perché conosco il mister, comunque hanno uno zoccolo duro dell'anno scorso, dell'ex Acquedolci, e poi quest'anno hanno fatto alcuni acquisti importanti, hanno preso Trigamo, Sciotto, il portiere Lo Monaco, sono una bellissima realtà veramente. Fioretti, sì, pure Fioretti, la punta, che era quella che gli mancava forse all'inizio del campionato, facevano fatica un po' a segnare, ora ultimamente con Fioretti sono sistemati pure là davanti. Sarà una partita tostissima, un campo tosto, giocheremo agli Aga e speriamo, noi andremo là per vincere sicuramente, per fare la nostra partita e per portarci a casa l'intera posta in palio, anche perché noi non possiamo lasciare niente al caso, che sennò Gabriele scappa. Tra l'altro c'è anche Ninni Carrello che vi troverete di fronte. Sì, c'è Ninni pure. Trattamento particolare per Ninni? No, vabbè. In campo non si guarda in faccia nessuno. In campo giustamente si è rivali, poi fuori dal campo amici più di prima. Allora, Gabriele, quanto è difficile da digerire questo stop forzato che vi spetta domenica? Perché ricordiamo, in casa Real Siracusa ci sono dei casi Covid, la partita tra Real Siracusa e Ragusa è stata rinviata. Quanto pesa in questo momento? No, questo non lo sapevo. Non sapevo. Come no, Torino? E Torino no, lavora non troppo. Non l'ho letto. Sinceramente oggi non ho aperto il telefono completamente. Devi aprire col Sicilia più spesso, Torino. Infatti, tra allenamento e lavoro. Gabriele, quanto pesa? Diciamo che dopo la sosta delle feste, già le 2 settimane... E hanno pesato molto, perché noi volevamo rientrare, volevamo tornare a giocare, e poi questa sosta, diciamo che un po' ci fa male, perché vogliamo subito riprendere il ritmo. E mercoledì abbiamo la partita d'andata col Taormina in Coppa, e questo magari ci potrebbe far prendere anche minutaggio. Certo, quindi vi riservate per la Coppa. Alessio, forse io penso che domenica in eccellenza dovrebbero giocarsi tutte le partite, perché ho sentito poco fa gli amici della Profavara, anche loro tornano in campo, dovrebbero giocare a Marineo se non sbaglio, però tornano in campo. Fa meno paura il Covid alla luce, diciamo, di tutte le squadre ne sono uscite finalmente, giocheranno tutte. Tutte le squadre abbiamo... ok, ora sì, ora ti sentiamo. Adesso? Sì, ti abbiamo perso per un secondo. No, ecco qua, non erano le cuffie.
Praticamente no, vabbè, sono felice insomma che domenica al completo tutte le partite del girone si disputino, anche perché significa che nessuno ha problemi, che sia legati al Covid, insomma che sta penalizzando un po' tutti. Noi per fortuna non abbiamo avuto casi, però in molte altre situazioni, altre squadre hanno avuto questo problema. È chiaro che il problema ancora c'è, il pericolo ancora c'è, non è che possiamo abbassare la guardia, è chiaro che è dietro l'angolo, però con le giuste precauzioni e anche in virtù delle terze vaccinazioni, un po' tutti abbiamo le terze dosi, insomma, ci auguriamo e l'auspicio è che magari non dobbiamo né fermarci e che allo stesso tempo le squadre non vengano penalizzate. Torino, immagino sei d'accordo un po' con quello che diceva Alessio. Sì. Purtroppo dobbiamo conviverci col Covid, c'è e ci dobbiamo convivere. Sappiamo che ogni settimana ci possono essere partite rinviate, purtroppo è così, ma dalla Serie A alla terza categoria, diciamo, siamo tutti sulla stessa barca sotto questo punto di vista. Speriamo che passi in fretta sto momento, questa situazione. Come ha detto Alessio, con le dovute precauzioni, con i vaccini, secondo me è giusto scendere in campo, diciamo. Gabriele, quanto stiamo chiedendo per quanto riguarda il Covid, quanto è importante cercare di restare sempre primi alla luce di quello che è successo due anni fa, che hanno interrotto i campionati? Ovviamente non succederà quest'anno, però quanto è importante restare sempre primi, diciamo, dietro la porta. È importante perché fa morale, a parte quello scherzo sul Covid, che speriamo che quest'anno non penso succede. Che sia il campionato per rassicuriamo tutti, ma comunque fa morale, è sempre bello essere lì in testa. Allora vediamo se abbiamo recuperato Davide, ci senti? Forse sì. Oh, ma mi sei uscito, dove sei andato? Sono uscito fuori casa, così almeno prendo un po' di legno. Ma c'è fredda, cari cattivi. Ma mizzica, proprio freddo fa. Allora ti autorizziamo autorizziamo a mettere il cappuccio, David. Sì, vabbè, no, tranquillo. Allora, come io ti faccio una domanda personale a questo punto. Stai facendo gol importanti, ti trovi bene col gruppo? Insomma, sta funzionando tutto tra David Goyer e il Canicattì. Sì, no, quando sono arrivato qua all'inizio, il gruppo, ho trovato un bel gruppo e quindi, sai, è più facile poi per un attaccante avere un gruppo del genere che si fidi da te, lo sai che poi a partita ti ammazzi per i compagni. E poi là devo dire che davanti ci abbiamo i giocatori che poi ci abbiamo Benny, Santo, Matera, quindi è più facile, diciamo, dai. Sentite un po' di pressione, siccome diciamo non è nascosto l'obiettivo del Canicattì, che è quello di vincere il campionato, sentite un po' di pressione? No, non penso. Poi giustamente abbiamo due grandi squadre che stanno seguendo, altri pure, però Silmeri e Agragas. Però noi, come abbiamo iniziato dall'inizio alla fine, prendiamo partita a partita e cerchiamo di vincere. Poi giustamente ora, dopo un giro d'andata così, non possiamo che sperare di vincere il campionato, no? Quei 5 punti di vantaggio sulla seconda ti lasciano tranquillo? No, tranquillo per niente, perché ci sono un sacco di partite ancora. Insomma, Alessio, Davide sa dove rispondere, è preparato. È normale, sono forti 5 punti, quindi è chiaro che... No, vabbè, ma dice bene, comunque ancora il campionato è lungo, è chiaro che loro sono lì, le cose vanno bene, è così, è facile così. Ale, com'è per una realtà piccola come Misil Meri lottare con grandi blasoni? Cioè voi siete la Cenerentola in mezzo ai giganti, perché ci sono piazze blasonate come Canicattì, Enna, Agragas. Sì, infatti, come dicevo poco fa, sono delle squadre che comunque hanno un vissuto importante. Noi siamo una piccola realtà, una società che comunque sta operando bene, un mister che sta facendo un ottimo lavoro. Noi con Massimo e l'abnegazione, con l'impegno costante, stiamo cercando di fare del nostro meglio per comunque raggiungere gli obiettivi previsti dalla società, che comunque non sono solo ed esclusivamente vincere il campionato, perché
nessuno lo dice, però è chiaro, lottare al vertice per cercare di fare il mio modo possibile. E se così non dovesse essere, magari saranno i playoff, che comunque è un campionato a parte, che lì chi ha una rosa più ampia, chi ha più gamba, alla fine la spinta. Quindi, che dire, sì, in media è piccolina, non avrà un vissuto come magari Agragas, Gattio o Enna, però vuole essere protagonista. E non ci nascondiamo sul fatto di voler essere protagonista. Ale, volevo iniziare un tema legato alla presenza del pubblico sugli stadi, dei tifosi, che riguarda tutte e quattro le piazze che stiamo parlando. Allora, a Misilmeri c'è questo problema, diciamo che Giovanni Aloisio avete giocato spesso a porte chiuse, poi ti chiedo anche come risponde la città, la sentite vicina, che comunque è una città piccolina appunto in base rispetto alle altre. Sì, è venuto a mancare il pubblico per il discorso riguardante a dei benestari da parte dell'amministrazione comunale. È chiaro che avere le tribune piene è un vantaggio, lo è per il Canicattì, lo è per l'Agragas, lo è insomma per tutte le squadre che hanno un seguito importante. È chiaro che l'apporto dei nostri tifosi, della gente del paese che comunque ci spinge, ci esorta sempre a fare meglio, è sicuramente un'arma in più. Quindi non ti nascondo che un po' ci è mancato questo, ma ci auguriamo che comunque le prossime partite di fare riferimento a loro, nel senso di fare affidamento più che riferimento a loro. E quindi noi sempre con il massimo impegno e loro con il loro sostegno. David, io ho toccato questo tema perché tocca proprio tutti. Canicattì, avete giocato praticamente sempre a porte chiuse a Ravanusa, tranne una partita che avete spostato a San Cataldo, che poi, giusto e giusto, c'è stato un periodo delicato a Canicattì per il Covid e quindi avete avuto lo stesso pochi tifosi. Quanto sogni un gol con la curva biancorossa piena? Magari, perché... E quanto ti sono mancati i tifosi? Ma due anni che comunque con questo Covid purtroppo non abbiamo potuto giocare con vedere i nostri tifosi, però sappiamo la situazione in cui ci troviamo. Poi la sfortuna nostra, stiamo giocando a Ravanusa, non stiamo giocando a Bordonaro, che lo stanno, sapete come, che cosa stanno facendo, i lavori. E quindi purtroppo a Ravanusa là stiamo giocando a porte chiuse, perché stanno facendo i lavori per poter fare entrare i tifosi. Però comunque c'è da dire che i tifosi sono comunque sempre vicino a noi, sono venuti a trovarci, oppure prima delle partite con il derby in Nizza, che il sabato sono venuti a trovarci per caricarci. Quindi speriamo che dopo che finisci questa zona arancione a Ravanusa potranno tornare, perché avremo bisogno di loro per continuare su questo percorso che stiamo facendo. David, ma c'è un cagnolino che ce l'ha con te, abbaia a te. Sì, no, ma guardate, però se n'è andato. Se hai paura ce lo dici che ti mandiamo Torino Longo, che è un mastino, lui... No, Torino... per fortuna ce l'avevo in mano, sennò scappavo già. Torino, per quanto riguarda invece Barcellona, ma perché questa piazza non risponde ancora a quello che sta facendo la società, che sono cose importanti, e quello che sta facendo la squadra, perché comunque essere a meno 3 dalla vetta in questo momento della stagione significa essere lì e giocarsela. Ma Barcellona, diciamo che ha passato gli ultimi anni un po' bruttini da quando è andato via, diciamo, da quando sono andati via il Grasso, un pochino la piazza è rimasta ferita questa cosa. Noi piano piano, con i risultati, la gente, stiamo cercando di farla tornare allo stadio, e già i tifosi organizzati, gli ultras, diciamo, vengono, si stanno riunendo sempre di più. Giustamente il Covid non aiuta, il periodo nemmeno aiuta, partite a porte chiuse, partite capienza ridotta, Green Pass, tante cose. Quindi piano piano, poi con i risultati, il pubblico a Barcellona arriverà, e quando c'è il pubblico a Barcellona è bello veramente, perché sono una tifoseria secondo me da categorie superiori. Intanto facciamo un appello ai proprietari di cani di Canicattì: state lontano da David stasera. Non lo so, Gabriele, invece quanto manca ai tifosi Blay
per innamorarsi di questo Ragusa? Ma non lo so, diciamo che un po' la situazione Covid potrebbe anche spaventare il ritorno dei, dei tifosi sugli spalti, e quei pochi che vengono si fanno sentire, e speriamo che vengano sempre di più, cosa dire. Tanto saluto sia Ciccio Maggio sia Giovanni Fricano che ci stanno seguendo, Marineo e Mazzarese, gli avversari sono presenti, Alessio. No, il saluto anch'io, due bravi ragazzi e due ottimi calciatori. Gli avversari non mancano. Domenica affrontate il Monreale, sulla carta una partita semplice, non me ne voglio il Monreale, però c'è differenza tra le due squadre. Sì, domenica c'è il Monreale, comunque una partita da non prendere sotto gamba assolutissimamente, non ce lo possiamo permettere perché lavoriamo durante la settimana preparando partita dopo partita, e quindi non possiamo permetterci di metterci a pensare chi è in base alle posizioni di classifica. Sappiamo che dobbiamo fare una buona, ottima partita, sappiamo che dobbiamo cercare di raccogliere più punti possibili, quindi massimo rispetto, ma consapevoli del lavoro che stiamo svolgendo e degli obiettivi che ci siamo prefissati. Intanto Ciccio Maggio tifa Canicattì, i Racinari in Serie D saranno una forza in più per far vincere il campionato i tifosi. Davide, Ciccio Maggio, tu non lo so se lo sai, ma era la bandiera del Canicattì, ha giocato tantissimi anni in biancorosso. Sì, lo so, abbiamo giocato contro. Ah, dove era? La San Cataldese, se non sbaglio. Eh? Dov'eri tu? Non è quella che gioca a Marineo? Ah sì, a Marineo, no, pensavo in passato quando lui era a Canicattì, no, c'hai ragione, sì, ma no, gli hai fatto due gol, se non sbaglio. Abbiamo gli hai fatto due gol loro a Marineo. Gli hai fatto due gol, David? Sì, però un bravo difensore, bravissimo. Gli hai fatto due gol e poi è un bravo difensore. No, è un bravissimo difensore, c'è una bella squadra Marineo, veramente. No, lo sappiamo, Ciccio è un grandissimo, tra l'altro un piede anche delicato e sta facendo benissimo al Marineo, grande Ciccio. Gabriele, quanto ti rode quando un attaccante ti fa gol, tu da difensore? Quando un attaccante, tra virgolette, che marchi tu fa gol è sempre brutto, devi essere sempre concentrato, il ruolo del difensore è un ruolo molto importante. Ale, ti ha segnato David? Io non mi ricordo quando è finita Miss America Canicattì. No, ho fatto gol Benny su 1-0. 1-0. No, è finito 1-0, ho fatto gol Benny su un calcio d'angolo. Vabbè, c'era una giornata, un vento allucinante, guarda. Però loro hanno fatto una gran partita, così anche noi al secondo tempo comunque avevamo iniziato a spingere, però è chiaro che ci è mancato quell'ultimo passaggio importante, o qualche episodio che magari poteva cambiare la partita. Tanto c'è una frecciatina di Maimone, Gabri tanto il difensore non lo fa mai, sei sempre in attacco, cioè sei un terzino, sì, praticamente esterno alto. Un terzino offensivo. ed è costretto Maimone, ma io non ci credo che Maimone va a difendere gli spazi. Ma sì, qualche volta me lo trovo dietro a coprire gli spazi che lascio. Poi gli paghi il caffè a fine partita. Poi a fine partita il panino. E poi col gol che ha fatto si merita anche una torta. Ha fatto un gol domenica pazzesco. Ha fatto un bel gol. Anche Lucarelli è d'accordo, Maimone non difende mai. Perché loro hanno giocato insieme a Biancavilla. Insomma, ma chi difende? Solo Tonino Longo difende qua. Toni, difendi solo tu. No, pure Max difende. Max difende? Sì. Non sembra, ma invece gli abbiamo trovato un nuovo ruolo anche a lui. Com'è Voinea invece? L'abbiamo visto all'opera contro il Santa Croce, il nuovo attaccante rumeno. Ovviamente ne devi parlare per forza bene perché ci sta ascoltando. No, un bel attaccante. Comunque lui già era stato in Italia, infatti giocava in Eccellenza, non mi ricordo dove. Centro Italia. Delle sì, Marche, comunque, mi sembra. Un bel attaccante fisico, molto tecnico, pure uno che fa giocare bene la squadra. Ok, il presidente ci specifica in Toscana giocava sì. Torino, parto da te che sei quello più esperiente. Quanto dà fastidio a un calciatore il mercato riaperto adesso in questo momento della stagione? Ma
ormai io penso il mercato non è mai chiuso perché da due anni a questa, da quando diciamo c'è stato il Covid, che ci sono finestre di mercato sempre aperte. Lo accettiamo per quello che è. Io sono dell'idea che il mercato, ma pure in Serie A, si fa in estate e poi per tutto l'anno resta quella rossa. David, da Enna ti arrivano complimenti. Grazie. Invece Massimiliano Lucarelli ce l'ha sempre con Maimone, dice: parlate del bel gol, ma ne volete parlare del rigore che è arrivato a casa mia il pallone? Gabri, mi ha fatto arrabbiare Maimone al 17esimo quando sbagliato il rigore. No, vabbè, sono episodi che possono capitare. È strano che sia capitato a lui, perché è strano che tu gli sbagli il rigore, però poi si è fatto perdonare subito e non gli possiamo dire niente. Barresi, presidente, Barcellona mercato chiuso in entrata e in uscita. Io ho sentito Barcellona su Alvaro Morata, quindi, no. Che è in uscita dalla Juve. Alessio, quanto disturba questo calciomercato aperto in questo momento? Tra l'altro ti anticipo che il Misilmeri cerca una mezzala. A me sembra assurdo ancora sta storia del calciomercato, perché io penso pure che il calciomercato si debba fare solo ed esclusivamente in estate, è quello di riparazione, quello di dicembre. Trovo assurdo aprire, chiudere, anche perché ci sono calciatori che cambiano squadre 3-4 volte, a volte capita che li affronti per 2-3 volte solamente nel girone d'andata. In squadre diverse. Ma trovo assolutamente una cosa assurda, quindi non capisco il motivo per cui continuare con questa storia di aprire e chiudere il calciomercato. Capisco il discorso del Covid, che magari col fatto che ci siano delle società penalizzate, magari di aprire le finestre di mercato per consentire di entrare e di uscire i calciatori, però è pur vero che si sta creando solamente un caos così. Allora, intanto Davide è entrato perché sentiva freddo fuori. E infatti non ci sente più, è entrato e non ci sente più Davide. Vabbè, è stato bello finché abbiamo potuto parlare con Davide. Tra l'altro mi ricordano che non ha fatto due gol a Marineo Davide, ma ne ha fatto uno, perché l'altro l'ha fatto Pietro Morana, un 2002, che davvero fa la sua figura in campo. Gabriele Cacciola, vabbè, tu non ti muovi da Ragusa, quindi questo mercato aperto che te frega a te? No, a me non cambia, però mi allaccio alle parole di Tonino e di Alessio, e diciamo che questa situazione del Covid ha fatto sì che si apra di nuovo il mercato, apre e chiude, una situazione un po' assurda, e come diceva Alessio... Però fermo Gabri, perché il direttore generale Alessio Puma ti sta offrendo all'IGEA. Ah, bene, non pensavo di essere in uscita. No, ma se lo sente mister Raciti si arrabbia, tranquillo. Gabri, concludi pure. No, dicevo, mi riallacciavo alle parole di Alessio, perché il mercato è giusto farlo in estate, a dicembre, dove le squadre poi cercano di riparare, di sistemarsi, e poi basta, poi finisce. Vediamo se... David, c'è freddo fuori, vero? No, sono tornato. Ora la linea prende forse. Va bene, dai, poi comunque stai dentro, perché se ti viene l'influenza mister Bonfatto mi ammazza, mi viene a trovare a casa e mi ammazza. A proposito di mister Lillo Bonfatto, ce ne parlano bene, non è facile in mezzo a tanti senatori, ma sta facendo un bel lavoro. La linea in realtà non era tornata e quindi mi sa che dobbiamo salutare Davide Goietta. Torino Longo, chi tifi nel girone A? Per chi tifi? Guarda, ho ex compagni di squadra a Canicattì, a Misilmeri, diciamo un po' ovunque. Non faccio il tifo per nessuno, che vinca il migliore. ti devi esporre. Allora, chi è secondo te la favorita, non per chi tifi? Chi è la favorita nel girone A? Ma guarda, in questo momento... Aspetta, ti faccio vedere la classifica. Luca, ci fai vedere la classifica del girone A, così rinfreschiamo l'idea a Tonino e a Gabriele. Vediamo la classifica del girone A. Abbiamo Canicattì 36, a meno 5
Invece 31 a meno 6 l'Agragas, e poi un po' più staccate a meno 8 la Nissa, a meno 9 l'Enna, anche se l'Enna ha una partita in meno. Poi non me ne voglio il Castellammare, la Mazzarese, tra l'altro la Mazzarese con testa che è rientrata potrebbe rientrare, forse un po' staccato, però mai sottovalutare la Mazzarese di Davide Testa. Allora Tonino, chi vince? Io vedo più avanti tutte, secondo me, Canicattì e Misilmeri. Sono due squadre che hanno una rosa che possono arrivare fino in fondo a giocarsi il campionato. Le altre non lo so, c'è l'Agragas, le altre le vedo un po' più distaccate, ma queste due squadre sono le due favorite, diciamo, che fino all'ultimo, poi ripeto, anche nel girone A, come diceva Alessio, si può perdere punti con chiunque, chi è più costante alla fine porterà a casa il campionato. Certo, 5 punti di vantaggio sono un buon bottino, però con i 3 punti a disposizione, uno scontro diretto da giocare, si possono recuperare. Io dico attenzione all'Enna. Gabriele, tu perché ti... Sì, l'Enna pure. Ma l'Enna quante partite deve recuperare ancora? Una sola. Se vince... però andrebbe a sei punti dalla prima, diciamo. Però gioca a Favara, che non è facile. Poi là sono campi pure, diciamo, ambienti particolari nel girone palermitano, dove non è facile andare a giocare fuori casa. Allora, aspetta, a fare punti fuori casa. Davide è uscito di nuovo fuori, allora salutiamolo. Davide, ti faccio l'ultima domanda. Davide, ti stavo chiedendo di Mister Bonfatto, sta facendo un grande lavoro, e poi ti salutiamo perché c'è freddo e ti ringraziamo. Che ci dici del Mister Bonfatto? Oh, Mister è un grande allenatore, si vede che è molto preparato. Poi quest'anno, diciamo che c'ha i suoi concetti di gioco che poi stiamo cercando di meglio a fare ogni domenica. E quindi diciamo che in questo momento sta andando molto bene, grazie anche a lui. Allora Davide, sei stato gentilissimo, simpaticissimo, noi ti mandiamo a letto, così Mister Bonfatto non ci rimprovera. Grazie per essere stato qua con noi stasera. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao. Buonanotte Davide. Ciao. Allora, ragazzi, abbiamo mandato Davide a letto perché tra poco vi manda a tutti, tranquillo, perché non è che è solo Bonfatto che mi chiama, se mi comincia a chiamare pure Udo, Franciti, Mister Alessi, con cui comunque però non abbiamo avuto modo di sentirci, ma lo faremo presto, poi diventano guai. Chi stava parlando? Tonino forse stava finendo un concetto. Sì, no, del campionato del girone A, che dicevo che è pure là, come nel nostro girone, ancora è tutto da decifrare, diciamo. Il girone di ritorno è un altro campionato. Chi avrà più costanza, secondo me, tra Canicattì e Misilmeri, alla fine la porteranno, una delle due porterà il campionato a casa. Gabriele Cacciola, Canicattì, Misilmeri, o chi vedi favorita e perché tifi? Perché comunque Canicattì, Misilmeri, vedo anche l'Enna che se vince il recupero si mette lì, diciamo, 6 punti li possono anche recuperare. Poi adesso se non sbaglio hanno cambiato allenatore, è andato Pippo Strano, che è un ottimo allenatore anche lui. Ma sbaglio, ti ha allenato Pippo Strano questo ricordo? No, a me no. Non ho avuto mai il piacere di averlo. E quindi già subito hanno vinto 1-0 e potrebbe rientrare in corsa, diciamo, l'Enna. Poi il Canicattì, secondo me ha la squadra più compatta e che potrebbe essere la favorita. Alessio, tu per chi tifi nel girone B e chi vedi favorita? No, vabbè, sicuramente ma non devi dire per forza di... non devi dire per forza che c'è Ragusa, perché sono loro presenti e non ti sentono in questo momento. No, vabbè, no. Anche perché a Barcellona c'è Giorgio Stassi, che è un mio caro amico, quindi tifo nel mio piccolo, tifo anche per loro, dico la verità. Ma poi, a parte gli scherzi, stiamo parlando di due piazze, di due società, insomma, Ragusa, Barcellona, hanno avuto parecchi anni di Serie C, insomma, alle spalle, che stiamo parlando di situazioni così. E quindi una bella sfida che comunque mi auguro sicuramente vincerà chi avrà più costanza, più un rendimento più alto, però stiamo parlando di due organici importanti che se la giocheranno fino alla fine, così anche Ionica e anche le squadre a seguire. Però vedo loro due come
due squadre che battaglieranno fino all'ultima giornata, secondo il mio punto di vista. Allora, adesso per chiudere gioco poker a carte coperte, nel senso, io lo chiedo a tutti e tre, cosa serve per vincere questo campionato? Cominciamo con Torino Long. Cosa serve? Ma chiedo a tutti e tre, quindi diciamo... Però, sì, no. Come ho detto prima, costanza di risultati, avere un rendimento alto, e poi la giusta dose di fortuna, che per vincere devi avere pure la giusta dose di fortuna, avere episodi a tuo favore e poi vincere più partite dell'avversario, vincere scontri diretti, cercare di vincere scontri diretti e non perdere punti, diciamo, con le cosiddette piccole. Insomma, le vuoi vincere tutte? Se le vinciamo tutte, ad oggi arriviamo, e il Ragusa le vince tutte tranne contro di noi, arriviamo a pari punti e ci facciamo lo spareggio. Ho i primi già. Gabriele, cosa serve per vincere questo campionato, visto che tu comunque l'hai vinto l'anno scorso a Giar, anche se era un campionato diverso? Sì, era un campionato diverso, e comunque per vincere il campionato serve, come diceva Tonino, serve molta costanza e cercare di fare lo stesso campionato fatto nel girone di andata, e sappiamo che il girone di ritorno è tutta un'altra storia tra le squadre che vogliono salvarsi e quelle che vogliono qualificarsi, diciamo, per i playoff. Sappiamo che ogni partita adesso sarà diversa e sarà dura, quindi chi è più costante e chi è anche più fortunato poi vincerà. Alessio, cosa serve per vincere il campionato? Sicuramente la fortuna è una componente importante, però è anche vero che attraverso il lavoro, attraverso lo spirito di sacrificio, la compattezza della squadra, è normale, lo ripetiamo già dall'inizio della trasmissione, la concretezza, anche la costanza, diciamo, delle partite in partita fanno sì che si vincono i campionati. E quindi ci auguriamo che magari riusciamo a mantenere magari un rendimento così come abbiamo avuto nell'andata, magari con qualche punticino in più, farebbe sì che magari di vincere, però se così non fosse lotteremo per i playoff, niente, è sempre con lavoro e basta, poi quello che verrà andrà bene. E allora ringraziamo e salutiamo il portierone del Missing Mary, Alessio Zummo, grazie Ale, in bocca al lupo a te e al tuo Missing Mary. Grazie Vittorio, crepi il lupo, e saluto Gabriele, Tonino e Davide che è uscito. Davide che sentiva freddo. Ciao. Un bacione ciao. Alessio, ciao. E allora, prima di chiudere facciamo un giochino, io, Gabriele e Tonino. Veloce e poi andiamo tutti a letto, che altrimenti ci chiamano davvero gli allenatori. Gabriele, chi toglieresti all'Igea? C'è un giocatore che diresti era meglio se non ci fosse nell'Igea? Hanno una squadra molto completa e in ogni ruolo sono coperti bene, sono molto forti e diciamo che è difficile. Rispondo io toglierei Assenzio. Io toglierei pure Assenzio, te lo stavo per dire, che tra l'altro abbiamo giocato insieme alla Leonzio e penso che è uno dei giocatori più forti della categoria. Tonino, stessa domanda a te, chi toglieresti in questo Ragusa? Tutti. Dai, ragazzi, mi dovete esporre. A me piace, non mi ricordo come si chiama, il capitano. Valenca, sì, il centrocampo, il play, diciamo. Il play. Che diciamo, è il fulcro del loro gioco. Ti toglierei il fulcro del gioco, così in maniera tale... Salutiamo Davide, tanta roba. Invece Gabriele, chi è che dell'Igea prenderesti e vedresti bene a Ragusa? Sembra Assenzio. Allora, lo metti ovunque e fa, secondo me, fa la differenza. Il presidente Barresi dice grasso. Grasso, certo. Tu li prenderesti da Ragusa e metteresti invece in giallo rosso pure grasso, ecco. visto che l'ha detto il presidente, perché ne hanno tanti, uno a volte nemmeno se li ricorda. Qual grasso, è il punto di forza? Grasso è, diciamo, per la categoria è un top player, no? Ha vinto campionati a Palazzolo, ha fatto Serie D, diciamo, non ne parliamo dell'ultimo arrivato. Tonino, quale secondo te è il punto di forza del Ragusa? Ma io quando
ci abbiamo giocato contro la partita d'andata, ho visto una squadra che non molla mai, una squadra compatta che anche in un momento difficile della partita hanno saputo soffrire, e poi gli ultimi 10 minuti mi ricordo ci hanno fatto gol, sono andati tutti avanti per cercare il pareggio, e ho visto una grande compattezza di squadra, che lei è stata una bellissima partita comunque, perché eravamo in vantaggio, sempre ribaltamenti, è stata una bella partita. Gabriele, qual è il punto di forza dell'Igea? Il punto di forza dell'Igea è il gruppo, la squadra, è la rosa ampia, diciamo, perché hanno una buona rosa, oltre gli 11 titolari. E poi è assenzio. E poi sono una squadra che non molla mai. L'unica pecca, diciamo, che magari non sono stati molto bravi a chiudere la partita, come anche è capitato da noi a Ragusa, e poi alla fine siamo riusciti a pareggiarla. Questa mi è piaciuta, di Rosario Scaffitti, il punto forte dell'Igea sono le canzoni di Paternini. Anche, lo salutiamo. Anche, abbiamo il cantante. L'ultimissima domanda per tutti e due, poi vi mandiamo a letto. Torino, chi arriva prima alla fine dell'anno? L'Igea. Gabriele, chi arriva prima alla fine dell'anno? Ovviamente Ragusa. Allora ragazzi, dopo questo scambio carino, io vi ringrazio. Attenzione, Maurizio D'Aloglio, me lo fate fuori al longo, ecco, il finale ha scritto non anche poteva Maurizio mancare, D'Aloglio, possiamo poteva chiudere mancare. La... Ora ci vediamo, possiamo andare a dormire. Ora possiamo andare a dormire. Ciao allora, Maurizio, saluto... buonanotte. Saluto e ringrazio Tonino Longo, grazie Tonino. Grazie a te Vittorio, ciao Gabriele. Ciao, in bocca al lupo alla tua Igea, saluto e ringrazio grazie. Gabriele Cacciola, grazie Gabriele. Grazie a te Vittorio, una buona ciao, in bocca al lupo, buona serata, dai. Buonanotte a tutti. E allora ragazzi, abbiamo giocato questo campionato di eccellenza, girone A, girone B, ce lo siamo giocati qua online su Gol Sicilia, nel salottino di golsicilia.it. Questa sera è tutto, vi rimando 24 ore su 24 per le notizie di calcio siciliano su golsicilia.it, sono tante esclusive di mercato, se andate a leggere ce n'è qualcuna parecchio carina dell'ultima ora, sia per quanto riguarda il Troina, per quanto riguarda il Trapani, insomma c'era un po' di carne al fuoco sul mercato quest'oggi. Invece per il resto, per quanto riguarda il salottino, ci vediamo come sempre giovedì prossimo. Buonanotte.